Ci vedo io col cazzo che ci vado là dentro. Che te pareva? Madonna che inquietante sta cazzo di canzoncina. Che cazzo è quella? Oh, ce l'hai con me? Ce l'hai con me? Senti, mi fai fare un lavoro mio, porca puttana, o no? O devo chiamare la polizia? Eh? Ottimo. Perfetto. Poi devo applicare la mostra facciale su... che stava qua sotto. Eccola. Ottimo. Sulla faccia. Ecco, gli diamo una bella pulitina a tutta la faccia, un po' sulle labbra. Alright. Più bella di prima, amore mio. Sei più bella di prima. Più bella di prima. Più bella cosa non c'è. Più bella cosa di te. Andiamo. Perfetto. Ottimo. Bella. Come una mattina. Come la vicina. Tutta quanta pecorina. Come si chiamava questa madonna? Non mi ricordo. Non mi ricordo il nome di questa. Ma penso che andava qua, vero? Penso che andava qua dentro. Qua dentro era. Ciao, cresce. Qua dentro, via. Dentro il frigorifero, vai. Dai che ti piace. Ci vediamo dopo. Ok, prendiamo Babbo Natale. Vai, prendiamo un altro corpo. Vai, Babbo Natale. Bello Babbo Natale. Porco diavolo quanto pesi. Ah, pesa un botto, eh. Mamma mia, Babbo Natale. Ma che si è fatto? Madonna, ma pare che porti le pocce. Mamma mia, signor Babbo Natale. Questo qua si chiama... chi è? Che è un Borgusteir. Un borco, ti dico io. Allora, vediamo. Andiamo un attimo a segnare i gol. Se c'ha qualche tipo... Mamma mia, che bella schiena. Bella, pesante, prepotente. Madonna. Guarda che c'hai una chiappa di dietro. Guarda che c'hai una chiappa dietro la schiena. Cazzo. Ok. Questo l'abbiamo fatto. Rivoltiamo da una parte. Madonna. Sai, questo è morto in Antartide quando è andato a consegnare la slitta. Ma io penso che stava in Polonia questo. Proprio... no, non è tedesco Santa Claus? Santa Claus non è tedesco? Boh, non mi ricordo. No, veramente, non sto scherzando. Boh, vabbè. Non mi ricordo. Vabbè, mazza, oh. Ci andavi forte con la birra, eh. Porco diavolo. E qua l'ho visto. E qua c'è sta roba che puzza. Puzza dell'ercio. Mangia un cazzo. Eurico. Sta tutto, vero? Here we go. Questo per girarlo, porca troia, ci vuole. Ci vuole 4 persone. Ci vogliono. Chi è? Non lo so. Allora, dicevamo io. Allora, lo primo abbiamo fatto. Il secondo. Andiamo a mettere il secondo. Il secondo si chiama Santa Claus. Ah, proprio Santa Claus. Il nome e cognome. R shoulder. L shoulder. R arma. L arma. L leg. R leg. Yes. Fatto, preciso. Vai, stampa, stampa. Ah, è finlandese, addirittura della Finlandia, non Polonia, polacco. Finlandese, è vero, in Finlandia fa bello freddo.
Andiamo, andiamo, corri, corri, corri. Mi interessa. E niente, andiamo a fare tutto quanto il procedimento di prima. Allora, il procedimento di prima. Iniziamo dalla bocca, dai. Iniziamo dalla bocca, ragazzi, belli precisi. Dalla bocca. Dalla bocca, allora. Fammi fare un attimo un mente locale. La bocca. La bocca erano tipo quella specie di forbici. Che non mi ricordo dove stanno. No, quella specie di... Non era una specie di forbici, era tipo una cosa diversa. Questi. Nidri Nectar con... I'm missing something. Sì, lo so. Una roba che avevo visto qua, perché spostano sempre... No, gli caps no. No. No, 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 no. Non mi ricordo. Ah, eccole. Ogni volta mi sposta sempre tutto, mi spostano. Madonna, come mi gira la testa, ragazzi. Come giro con la telecamera, cioè, sta problemi sulla sensibilità, ci sta. Allora, io... Tan, tan. Un po' di su, un po' di giù. Questo c'è i denti dritti, eh. Mamma mia. Però per essere Babbo Natale c'è andato dal dentista. Allora, poi ritorniamo sul corpo. Chi è? All right. Chi è? Ok, allora, poi devo mettere i fluidi dentro. Qua. Uno. Formardeide. Poi questa non mi serve. Metanolo. Metanolo dentro. Metanolo, formaldeide, questo non mi serve. Allora, mi serve l'umecanta, bello preciso, ci mettiamo un po' di umecanta dentro, così almeno facciamo belli precisi. Beh, oddio, questo pure prende il volo, questo un altro. Queste sono proprio minacce. Tu lo sai che quello che hai scritto. Allora, Simo 1312 di zona. Guarda, io ti faccio vedere che tu non sai quello. Tu non ti rendi conto di quello che hai scritto, mi sa, perché forse sei troppo piccolo. Non lo so, ci avrai 11 anni, credo. Ste robe nemmeno a 12 anni si fanno. Un maggiorenne non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Però ti spiego cosa succede. Se tu scrivi a una persona ti picchio, quando sei brutto ti vengo a cercare, ti ammazzo, cose del genere. Ok. Non scopi da anni. Poi altri decori. Poi mi hai detto anche detto altre cose. Cioè, se tu scrivi queste cose a una persona, ok, mo, incontrato io che non sono un testa di cazzo. Però se ti incontri uno che è proprio, che è proprio duro di testa, che proprio ti fa una bella denuncia, una bella querela, cioè, rischi grosso, rischi. E non è che rischi la multa, no, perché l'ho scritto così, no, perché tu hai detto ti picchio. Cioè, di picchio non si fa, non si dice, è un reato penale. Devi stare attento, devi stare attento, perché se lo dici a me non me ne frega un cazzo, lo dici a un altro, ti fa una querela che non finisce più, Ti picchio, ste cose qua. Cioè, il reato penale non è che stai dietro a una VPN e tutto, cioè, devi stare attento, bello mio. Lo dico per te, perché dopo rischiano i tuoi genitori, dopo voglia a piangere. Se sei minorenne vai a finire in carcere comunque, carcere minorile,